Bene ragazzi, torniamo a parlare di Xiaomi e Xiaomi Mi Play, sempre l'ultimo smartphone che abbiamo recensito, ma qui per un esperimento davvero interessante. Si può migliorare per quanto possibile, ottimizzare, personalizzare un già ottimo smartphone Xiaomi con qualche piccolo accorgimento. Oggi vi svelo qualche applicazione che può fare al caso nostro per questo smartphone, ma in gran parte possono essere replicate su altri smartphone con qualche passaggio per tirar fuori il massimo da questo piccolo Xiaomi. Quindi non perdiamo altro tempo e andiamo direttamente alla nostra guida. Avendo uno Xiaomi abbiamo a che fare con la MIUI, interfaccia grafica proprietaria, ma in questo caso senza Dark Mode. Poco male perché nell'app Temi, a scelta, possiamo trovarne uno davvero interessante e gratuito. Oxygen OS Dark. Grazie a questo tema portiamo la Dark Mode in buona parte dell'interfaccia, almeno a livello più visibile, inclusa la tendina delle notifiche, il dealer per le chiamate, il menu impostazioni, oltre allo sfondo e allo stile OnePlus sullo smartphone. Ma ora scegliamo un launcher in stile Google Pixel. Vi consiglio il launcher LaunchAir, gratuito, leggerissimo, nonostante aggiunga il doppio tap per lo standby, cosa che con questo Mi Play non avevamo, e le gestures a scorrimento per il menu delle applicazioni e per abbassare la tendina delle notifiche. Tutto in stile Google, con molte opzioni a disposizione per personalizzare lo smartphone, tra cui la scelta delle icone. Ora passiamo proprio alle icone e un buon connubio tra Xiaomi e Google, secondo me, sono queste. MIUI 10 Pixel Icon Pack, anche qui gratuite. Una volta selezionate abbiamo il mix perfetto tra Xiaomi OnePlus e Pixel e abbiamo guadagnato il tema scuro, il doppio tap e le gesture, mantenendo un consumo minore della batteria dato la leggerezza di questo launcher. Nota, ricordatevi di riavviare lo smartphone per forzare la chiusura del launcher di sistema. Ora passiamo al browser da usare, Kiwi Browser, basato sulla struttura di Chrome. Gratuito, aggiunge il comodissimo Resize del testo, il tema appunto dark che volevamo, rimanendo comunque leggero dato che consuma meno memoria RAM del più conosciuto Chrome. Ora passiamo alla fotocamera, qualcosa a cui teniamo un po' tutti. API bloccate in questo caso, quindi niente Gcam, se non la versione 3, che non porta comunque significativi miglioramenti. Mi sento quindi obbligato con piacere a passare a una mia vecchia conoscenza che non tutti conoscono. Costa qualche euro la versione a pagamento, ma ne vale la pena almeno qui sopra. E Better Camera Unlocked. Quest'app ha una funzione che su questo Mi Play è parsa vincente, la modalità Draw, che ottimizza la gamma dinamica, in poche parole rende un effetto simile all'HDR e a volte migliore, senza però la necessità di scattare più fotografie. Va impostata a dovere per ogni smartphone il relativo menu, ma il risultato a volte è incredibile. Guardate come gestisce i colori, le ombre in questo caso di questo fiore, guardate la profondità, in l'applicazione originale brucia la luce, invece guardate con il Better Camera che equilibrio che c'è, soprattutto nella gestione dei colori. Niente ma. Fatto questo, una bella rispolverata dalle opzioni sviluppatore per lo smartphone, bisogna andare appunto nelle opzioni sviluppatore che si sbloccano tappando 7 volte sulla MIUI. Nelle animazioni portiamole a 0,5 o addirittura a 0 per una reattività maggiore in apertura. Ultimo consiglio per ogni Xiaomi: usare in maniera saggia l'avvio automatico e l'avvio in background vi permetterà di risparmiare qualcosa sulla batteria e alleggerire il carico del sistema. Avvio automatico dove scegliere solo le applicazioni che vogliamo si avviino da sole, come le applicazioni di messaggistica, social, e avvio in background le applicazioni che possono rimanere aperte per più tempo in background senza essere chiuse. Alla fine però, diciamo, complessivamente un bel risultato. Come avete visto, serve davvero poco per ottimizzare lo smartphone che abbiamo, in questo caso Xiaomi Mi Play. Forse non è un top di gamma, ma per molte cose, con qualche applicazione e con qualche tema, si riescono a ottenere risultati davvero interessanti. Come per esempio il tema scuro, un po' su tutto lo smartphone, il doppio tap per lo standby dello schermo, una grafica personalizzata, una fotocamera migliore in alcuni contesti insieme a un browser con il Resize e il Dark Mode. Cose veramente interessanti che possono tirar fuori il massimo da questo smartphone.
Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mettete un bel like, iscrivetevi al canale, due canali Telegram, planetdiscount.it, coupon e supporto, e l'appuntamento è al prossimo video.